Ti scrive la bella ragazza in chat, per esempio su Facebook, straniera? Bene, bloccala subito. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore C'hai una cosa da italiano. dirmi? Ebbene, oggi ho intenzione di parlare con voi di un argomento molto 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 complesso, ma estremamente interessante ed utile. L'argomento nasce per farvi capire che sui social network, primo fra tutti Facebook, ci sono questi profili, no? Di bellissime e angelicate fanciulle che magari vi vengono a scrivere dei messaggi privati. Voi ci abboccate e date retta a quello che queste ragazze vi dicono. Ecco, sappiate che nella quasi totalità dei casi questi profili di belle ragazze che vi dicono ti voglio guardare, ti voglio vedere in webcam, ti voglio apprezzare, ti voglio osservare, sei fantastico, io vivo in Francia, io vivo nella Costa d'Avorio. Spesso e volentieri sono profili che hanno nomi assurdi. Johnson Baby, per esempio, oppure Deianira Junsing, cioè roba assurda, no? Tutti i nomi strani. Bene, sappiate che questi sono in realtà profili falsi creati ad hoc in maniera specifica da parte di uomini della Costa d'Avorio che in realtà vogliono prendere i vostri dati rubandoli e chiedervi di mostrarvi in cam senza abiti addosso per poi potervi ricattare, attuare una forma di ricatto nei vostri confronti barra nei vostri riguardi. Quindi il mio consiglio qual è? Attenzione, bloccate subito questi profili, non li accettate e non parlate con loro. Questa è la mia opinione, sia ben chiaro. Poi ognuno fa tutto ciò che vuole. Ora, perché dico questo? A me è mai capitato? No, perché io non sono stupido. Sono un ragazzo intelligente che sa quelle cose, come gira il mondo, sa che ci sono queste truffe romantiche e ho sempre diffidato. Quindi ripeto, quando voi avete davanti a voi profili che vi aggiungono, vi scrivono messaggi privati di qua e di là e vi dicono io sono una donna che vuole conoscerti, fammi vedere come sei fatto in cam, su Skype e via di seguito, sono in realtà profili fake che vengono creati appositamente da esseri umani uomini, non sono donne, non sono fanciulle, non sono ragazze. E questi personaggi sono personaggi della Costa d'Avorio. A volte si tratta di profili robot, cioè profili fatti sotto forma robotica da parte di robot creati ad hoc e a tavolino. Quindi ripeto, state molto attenti perché dietro quell'uomo, dietro a quella donna che vi dice sei bello, sei bellissimo, fammi vedere come sei fatto su Skype e via di seguito, mi vogliono vedere su Skype per ricattarvi e anche per, diciamo così, rubarvi eventualmente i dati. Dietro questi profili sono uomini. Anche perché ricordo a tutti che le donne difficilmente contattano uomini e ragazzi. Se vi contattano o è perché vogliono soldi o è perché magari c'è un interesse dietro o come nel caso di specie, come dicono in Nord Italia a Milano, vogliono semplicemente rubarvi i dati oppure vogliono attuare una truffa romantica cercando di volervi vedere in cam per poi mettere le vostre immagini intime o video intimi sul web e darli a tutti i vostri parenti e amici. Quindi diffidate sempre. La donna di oggi sul web è riservata, non è così aperta, non è così vogliosa di conoscere e incontrare e sta sempre molto accorta. Ricordatevi che l'accortezza della donna deriva dalla sua attenta capacità di riuscire a non esporsi troppo. Il non esporsi è figlio ed è frutto dell'esperienza di vita che ha, perché sulla TV ci dicono sempre che ci sono stupri, violenze e via di seguito, ma anche nei telegiornali e quindi anche su internet. Leggendo le news, per esempio di Google, andando su leggo.it, sull'ANSA, sul TGcom, su today.com e chi più ne ha più ne metta. Va bene? Quindi,
occhio alla penna, mi raccomando, fate molta attenzione, non accettate, non scrivete a questi profili rispondendo, bloccateli, questo è il consiglio che mi sento di darvi, poi fate quello che volete voi, io non vi obbligo e non vi costringo, perché a rovinarsi la vita ci si mette un attimo ed essere fregati da questi profili falsi è qualcosa che avviene in un nanosecondo. Io vi ho avvertito, Leandro vi ha avvertito, vi ho avvertito, vi ho dato i miei consigli, fate quello che volete. Ricordatevi che dietro a un profilo di donna, bella, ragazza, sexy, affascinante, potrebbe nascondersi, come spesso e volentieri è, un fake, uno che vuole attuare una truffa romantica. Spesso e volentieri sono uomini che vivono in Costa d'Avorio, in Africa o comunque in paesi dove queste persone non hanno la pelle bianca, ma hanno la pelle marrone, la pelle scura. Fate ciò che volete, ma poi se vi rubano i soldi, Leandro vi aveva avvertito. Ma poi se mettono nel web le vostre foto intime o i vostri video piuttosto intimi, io vi avevo di facto avvertito. Bene, iscrivetevi al canale Il Conoscitore Italiano, commentate, guardate che spettacolo dietro di me, colori stupendi oggi per una giornata di sole che però si sta avviando alla chiusura, infatti è quasi tramonto. Ciao a tutti, una buona giornata o una buona serata a voi. E mi raccomando, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, conoscitore.italiano, su TikTok, conoscitore italiano, tutto attaccato, tutto minuscolo. Ciao!